Salve a tutti ragazzi e finalmente ben ritrovati con un ritorno incredibile, ovvero quello della carriera. Sì, ma l'ultimo video è uscito l'altro ieri. È vero, però va anche detto che io, come magari i più attenti avranno anche notato, non registravo la carriera da anni in memory. Amen. Questo perché un po' sapevo, ero previdente del periodo che avrei poi passato scolasticamente. E oltre alla scuola, insomma, ho avuto anche altri impegni, ma comunque mi sono anticipato molti video ormai quasi un mese fa, quindi quasi un mese che non registro la carriera. Facendo un rapido recap di quello che voi avete visto pochissimi giorni fa, ma che io non vivo da molto tempo, poi dopo facciamo anche gli allenamenti. Siamo in un momento non felicissimo della nostra, non solo della nostra stagione, ma della nostra carriera. Perché ultimamente abbiamo faticato moltissimo in campionato, soprattutto perché in Champions ci siamo sbloccati, abbiamo espugnato il Bernabeu, ma poi in campionato abbiamo sofferto molto. Venivamo da due pareggi consecutivi con Bari e Sassuolo in casa, tra l'altro con una, passatemi il termine, sculata clamorosa nella finale, perché è stata una partita pessima quella che abbiamo giocato. Un pareggio che, vedete, non mi ricordo neanche se ve l'avevo già detto nello scorso episodio, ma mi ha ricordato molto quello contro la Juventus di un anno fa, della prima stagione, e quindi un tiro deviato alla fine che è finito dentro. Oggi partiremo con l'Ajax, poi avremo un big match, ovvero quello contro il Napoli, la pausa delle nazionali e poi l'Udinese in casa. Insomma, bisogna fare i punti, soprattutto in campionato, per recuperare le posizioni perse. E ultima cosa, prima di metterci in marcia, visto che in molti me lo state chiedendo, queste sono le mie impostazioni, quindi 6 minuti, leggenda normale, pallone che è questo qui invernale. Avanziamo nel calendario, ragazzi, perché sono curioso. Io devo recuperare anche un po' la parlantina, perché veramente voi pensate che sia facile, non è così, non è, ragazzi, che il commentario, la telecronaca mi vengono, cioè sì, mi vengono spontanee, però è chiaro che quando sono fuori allenamento, diciamo, si fa sentire il tutto. Detto questo, allora, rapporto sulla primavera, ma ci pensiamo dopo. Ovviamente pensiamo dopo anche, ma dopo, riferito a tra qualche mese, ai giocatori da prendere nel mercato. Questo è il nostro girone, vincere è fondamentale. Giochiamo davanti al nostro pubblico, siamo a pari punti con l'Ajax e dobbiamo assolutamente sganciarci da quella terza posizione. Milik in zona tiro, a segno all'andata Milik, che ora cerca di dribblare Pjanic, poi si appoggia il Gazi, che anche in zona tiro, il Gazi va col destro, che era un tiro o un cross, non si è capito, ma comunque palla di poco sul fondo. Il primo squillo è dell'Ajax. De Rossi in pressione, riesce a rubare un pallone che scotta tantissimo De Rossi, e lui si precipita verso la porta avversaria, va dentro, da Higuaín sul fondo, prima grande chance della partita a favore della Roma. Il Pipita che però si è divorato la palla dell'1-0. Rientra ancora il Gazi, sicuramente il più attivo dei suoi. E ancora in zona tiro, va dentro l'area per Milik. Ajax in vantaggio. Ha segnato il numero 9. Porta in vantaggio gli olandesi al 27esimo del primo tempo. Vantaggio sicuramente che era nell'area, perché l'Ajax stava facendo la partita. Però allo stesso tempo è un vantaggio pesante. E bisognerà assolutamente recuperare il prima possibile, perché a questo punto diventa una situazione difficile, anche se non soprattutto mentalmente. Non vincere oggi sarebbe pesantissimo per la nostra stagione. Contropiede De Rossi, un po' lento qui, ma riesce a servire Pjanic, che poi la alza verso Ricci. Riesce comunque a tornare da Nainggolan, ancora una volta molto bene Fede. Nainggolan finisce giù, calcio di punizione per la Roma e si infiamma l'Olimpico. Adesso si fanno sentire anche quelli della Sud. Bruttissima entrata da dietro sul ninja. Attenzione al cartellino, che è rosso! Cartellino rosso! E allora va sotto la doccia di X. E questo è un fattore molto importante, una chiave della partita. 5 minuti dalla fine del primo tempo e calcio di punizione per la Roma. Finisce il primo tempo, Roma 0, Ajax 1. Il gol che è arrivato a favore degli olandesi, sicuramente nel loro momento migliore. E quindi l'importante, sentite che vi sto per dire, è stato che ne abbiamo preso solamente uno. Adesso siamo con l'uomo in più e sicuramente dobbiamo sfruttarlo nella ripresa, perché loro si chiuderanno ancora di più, sarà ancora più difficile per noi provare a scardinare la loro difesa. Klaassen per il Gazi, 63 sul cronometro, allunga la falcata il Gazi, lo va a prendere Declan John, è partito però il giocatore dell'Ajax che poi va a mettere questo cross in mezzo. Florenzi ha vuoto la palla.
sarà calcio d'angolo, che brivido per la Roma, che adesso rischia tantissimo. Salta Declan John, precisione al numero 20, che entra in area di rigore, Sean va dentro, il destro, Dragowski tiene a galla la Roma, parata molto importante, bisogna trovare l'attimo giusto per ripartire e far male in contropiede, ragazzi. Sean, di lui Ucian, la tiene Sean che vorrebbe il fallo, bravo Ucian a non commetterlo, ma attacca ancora l'Ajax, attenzione, Dragowski prende anche questa, un miracolo, poi il sinistro respinto, Roma che riesce ad uscire, Roma che si è salvata con molta fortuna, adesso però bisogna andare a pareggiare, attenzione al contropiede, scattato Ricci, l'ha visto Ucian, lo cerca Ucian, cosa ha preso Fischer che ci è arrivato, ma adesso bisogna veramente metterli sotto in questo finale, un miracolo clamoroso di Dragowski poco fa. Ci ha tenuti a galla quando sembrava tutto perduto. E allora forza ragazzi, crediamoci. Ucian, anche in zona di tiro da lì Ucian. Poi lo scarico, trova Higuain. Occhio al Pipita, Higuain dentro ancora per Ucian in sinistro. Sali! Ucian esplode l'Olimpico, il pareggio della Roma. Fondamentale, a 12 dalla fine. Era chiamato questo pareggio, perché nel calcio contano gli episodi. Una palla gol clamorosa per l'Ajax poco fa, gol mangiato, gol subito, perché finiscono adesso i tre di recupero, è 1-1 all'Olimpico, è il terzo pareggio di fila per la Roma, ma sicuramente un pareggio, un 1-1 che ha un sapore diverso rispetto agli ultimi, perché arriva un po' come quello contro il Sassuolo, ma l'avversario è diverso e soprattutto la situazione di classifica e di competizione è diversa. Oggi perdere sarebbe stato un suicidio, avrebbe voluto dire uscire al 99,9% dalla Champions League anche quest'anno, e invece siamo riusciti a riprenderla con il turco Ucian. Poi per carità, con un pizzico di cattiveria e di coraggio in più nel finale potevamo anche pensare alla vittoria, però guardate le statistiche contro questo avversario e in virtù anche di quello successo all'andata ho preferito avere un po' di coraggio in meno e di lucidità in più. Quindi sull'altro campo il Real Madrid ha pareggiato contro il Lione 1-1, quindi la classifica è ancora molto molto corta e può succedere di tutto, perché affronteremo il Real Madrid in casa e affronteremo poi il Lione fuori. Adesso però pensiamo a un big match, quello contro il Napoli, il morale magari è un po' risalito e questo è fondamentale, spero sia risalito, e quantomeno sarà salito per Ucian, come leggete lì in grafica, il Napoli che sarà il nostro prossimo avversario, è una trasferta delicatissima. E per quanto riguarda invece il campionato dobbiamo solamente fare punti, macinare punti per recuperare le posizioni che abbiamo perso. Vincere qui è sempre molto difficile, in più se vieni da tre partite dove non hai mai ottenuto tre punti è quasi un'impresa impossibile, ma la Roma vuole svegliarsi da questo brutto sogno e dimostrare a tutta Italia che è ancora la più forte. Buonasera dal San Paolo, è il 6 novembre 2016, è Napoli-Roma, che verticalizza subito con Strinic, il cross con il destro per Dumitru e il Napoli in vantaggio, sicuramente non è stato irresistibile il signor Dragowski, sta di fatto che su due gol che abbiamo preso oggi entrambi li abbiamo presi di testa, quindi qualcosa va rivisto lì dietro, sicuramente non sono due gol uguali, anche perché Castan oggi c'è, mercoledì non c'era, però bisogna rivedere qualcosa comunque negli schemi difensivi. Napoli in vantaggio praticamente subito e questa è una doccia fredda, sicuramente non è il modo migliore per iniziare questa partita. Adesso però devi rispondere Benassi, scattato Salah, Benassi non lo serve, va da Insigne che poi la gira, gran palla di Insigne per Nainggolan, il rigore, Nainggolan, il pareggio immediato della Roma, coraggio Nainggolan, 1-1, segno il belga, grande azione corale questa dei giallorossi, grandissima palla di Insigne alla Totti per il ninja, Napoli 1, Roma 1. Abbiamo rimesso subito tutto in equilibrio. Io ve la lascio a Dumitru, ripartito Giorginio, in aria può calciare Giorginio, grande intervento di Castan che va in netto anticipo e prende il pallone. Il Roma che vuole anche scattare il contropiede con la velocità di Declan John, che può partire, lo va a chiudere Usai, è velocissimo John, va via il gallese, al centro Insigne che arriva, John l'ha visto, la mette in mezzo Insigne, Lorenzo Insigne, il gol della Roma, 2-1, ancora lui si è sbloccato definitivamente e segna il gol dell'ex. Dopo 12 minuti, già capovolta la situazione al San Paolo, lo vanno ad abbracciare tutti e alla faccia dell'ex, esulta e come il numero 22, ma che galoppata, si è fatto tutto il campo il numero 3 e poi Insigne sotto la traversa, non può farci nulla Reina, che non accenna neanche a muoversi. Questo è un gol molto importante perché la Roma ha già ribaltato tutto nel giro di pochissimi minuti.
Usai, ancora Declan Jones su di lui, attenzione al momento di Insigne, palla dentro per lui, Insigne, ancora Insigne, si gira, va dentro da Johnny, il rigore, John Palo e poi Benassi, 3-1 della Roma, mamma mia, in neanche mezz'ora, formazione giallorossa che è straripante al San Paolo. E qui bravissimo Insigne che sta facendo un partitone, poi Declan Jones vicino al suo secondo o terzo centro stagionale. Si prova Benassi, può ancora provare a scegliere l'opzione Florenzi, così è partito Ale. Florenzi osserva il movimento di Insigne, poi perde il pallone, ma rimorchio Ceu Can. Di vicino anche Nainggolan, la perde questa volta Salì, ma finisce il primo tempo. Grandissima Roma, che sembrava partita ancora una volta in maniera negativa, perché aveva preso subito quel gol in avvio, ma poi grandissima risposta dal punto di vista mentale e fisico. Ora Ucian per Nainggolan in zona di tiro, prova a calciare Nainggolan! Grande risposta di Reina, gran destro di Nainggolan d'esterno. La gira molto bene per Nainggolan. Benassi allarga per Florenzi. C'è Salah sulla linea del fuorigioco, la posizione regolare, sì. E allora corre Salah, al centro sempre Insigne. Salah vuole prendere il fondo, lo prende, la mette dentro. Arriva il turbo e poi Nainggolan a salvare Usai. E palla in calcio d'angolo, vicino al poker la Roma. Tutta l'intanata dietro adesso, però bisognerebbe prendere in contropiede, perché loro sono tutti avanti. Attenzione però a Tutino, e arriva il gol del Napoli. 3-2, partita che si riapre. Hanno dormito per tutto il secondo tempo, ma ora, quando sembrava ormai finita, trovano il gol del 2-3. Attenzione perché mancano ancora 13 minuti, quindi io opterei per una contromossa, visto che loro hanno fatto anche parecchi cambi, e andrei anch'io a cambiare qualcosa. Quindi intanto rinforzerei il centrocampo con un bel Wenger e poi andrei anche ad inserire Bufal al posto di Turbe, che ha giocato una discreta partita, non ha lasciato il segno, però è giusto anche, visto che è stanco, che venga sostituito. 3-2, siamo ancora in vantaggio, ma facciamo attenzione. Il pallone che arriva Juan Camilo Zuniga, lascia partire il cross, ancora Manolas, la palla resta lì, Zuniga dentro, Dragoschi, game over al San Paolo, ha vinto la Roma, torniamo al successo dopo 3 partite con 3 gol fatti e 2 subiti. 3-2 pesantissimo al San Paolo, perché il Napoli, per carità, francamente e oggettivamente avrebbe meritato un passivo più ampio per quello visto nei 90 minuti, ma alla fine è andata bene, perché poteva anche succedere di peggio nel finale, visto che ogni tanto qualche scherzetto lo facciamo. Mi sono fatto il regalo di compleanno, perché adesso è il 7 novembre preciso, e quindi avrò 17 anni in questo su FIFA adesso. Vabbè, non ce ne frega nulla. Adesso abbiamo la pausa per le nazionali e poi l'ultima partita di questo episodio. Allenerò molto i nostri giocatori, in particolare Turbe, che deve tornare al 100%, sperando che poi contro l'Udinese vada in gol anche lui. Alla Roma serve continuità, oggi forse è l'occasione giusta per iniziare un filotto di vittorie in attesa del Real Madrid in casa contro l'Udinese. Buon pomeriggio dallo Stadio Olimpico. Roma che si distende in contropiede con l'inserimento di Thiam, al centro Insigne, Thiam va via con un numero, può anche pensare al destro, prova a calciare, finisce giù, calcio di punizione per la Roma. In crescita anche Thiam, che oggi dopo tanto finalmente gioca titolare, e qui fa ammonire anche un avversario, si tratta di Bubnic. Allora vediamo da questa posizione Insigne. Parte Insigne sul fondo, ma c'è stata deviazione. Gran calcio di punizione di Insigne. Sì, che allarga per Salah. Attenzione al taglio di Ricci. Salah lo ignora. C'è Thiam però in orizzontale, servito lui. Thiam dentro per Insigne. Vuole il destro a giro. Lo prova Insigne, Borkic. E poi arriva Danielino De Rossi, che porta in vantaggio la Roma sulla ribattuta. Roma 1, Udinese 0. Ci pensa il capitano a 5 dalla pausa a sbloccare la partita. Gran destro di Insigne con Borkic, che non ha potuto farci nulla. Infatti me ne ero anche accorto in diretta. Il pallone per Danielino, che è riuscito a non perdere la coordinazione, a mettere dentro un gol che sembrava facilissimo, ma non lo è per niente, perché è tutto al volo. Ed è un gol molto importante, perché la Roma stava giocando meglio ma non riusciva a passare. Adesso partita che si sblocca. Occhio a Zapata, allarga per Gabriel Silva. Silva in mezzo, Pato, e arriva il pareggio. Alessandre Pato torna in Serie A e lo fa con il gol dell'1-1 allo Stadio Olimpico, e va anche diretto dalla telecamera il gol del brasiliano, che arriva subito. Speravo almeno di finire il primo tempo in vantaggio, però questo ha significato chiaramente che loro non ci stanno. Sterza in area, Insigne
Per un attimo mi ha dato anche l'impressione che volesse rigore. Poi scarica su De Rossi, che calcia lontanissimo dalla porta. Spero per colpa del campo. Ancora Roma con Thiam. Ricci, ma dentro Thiam, l'ha visto Ricci. Gran palla dentro per Thiam, che calcia in porta. Deviazione, calcio d'angolo. Questa palla di Ricci mi ha ricordato quelle che di solito da Totti. E qui ha rischiato anche tanto, ma che sarà calcio d'angolo per la Roma. Va a salare nel mucchio proprio per Ricci. Di testa! Guglielmo sulla linea. Arriva Maximen. È calcio di rigore. È calcio di rigore. Batte Ricci davanti a Berkic. Vai Fede. Ricci! La parata di Berkic. Insiste, ma non ci sono parchi neanche per provare il cross. Allora Wallace prova ad andare da solo. Cerca Herrera, che può anche andare col destro. Prova il sinistro invece. Palla sul fondo. Mi sembra giusto. Aveva la palla sul destro e è andato col sinistro. Qui il salvataggio in precedenza proprio su Ricci. Sta arrivando un altro pareggio. Uno che però brucia parecchio per come sta arrivando, ragazzi. Contro un avversario che sulla carta doveva essere battuto in maniera facile. È 1-1 tra Roma e Udinese. Dicevo che serviva continuità oggi, per carità, questo pareggio non significa che non siamo continui, significa che è un pareggio punto e basta, perché come avete visto ci poteva stare, è una partita normalissima, purtroppo varie cose, vari aspetti hanno determinato questo risultato, forse la nostra leggerezza dopo il gol fatto e quindi l'immediato pareggio, un po' di poca freddezza sotto porta, un rigore sbagliato. Perché sì, mi prendo le responsabilità, volevo che lo battesse Ricci. I rigori su FIFA li può battere pure Dragoschi, quindi non è quello il problema, chi ha battuto il rigore. Purtroppo si vede che doveva andare così, dai. Non ci abbattiamo però, perché siamo ancora lì. Sicuramente abbiamo ritardato un po' dalla Juventus, che adesso chiaramente allunga, ma il campionato è ancora molto lungo. E quindi adesso dobbiamo pensare, cioè non adesso, nel prossimo episodio, dobbiamo entrare con la mentalità giusta a pensare al Real Madrid, che pensate ragazzi è l'avversario migliore che potevamo affrontare almeno sulla carta, perché è ultimo nel girone clamorosamente, ma è sempre il Real Madrid, quindi chiaramente stiamo attenti, non sottovalutiamoli, ma ne parliamo nel prossimo episodio, perché per il momento è tutto. Io non ho veramente più voce perché, come vi ho detto prima, non registravo da parecchio tempo la carriera, ma sono contento di essere tornato a registrare. Sicuramente avrei voluto chiudere meglio questo video, non riesco neanche a parlare, cioè bruttissimo. Però comunque voi lasciate un like, perché tornerà presto la carriera, insieme chiaramente ad altri video vari, ma poi vediamo, anche non so neanche quando uscirà questo. Se non lo siete già, vi invito anche ad iscrivervi al canale, passate in descrizione per tutti i link e social. Noi ci becchiamo con i prossimi episodi, con i prossimi video. E bella, ragazzi.